Riprendiamo e concludiamo il discorso sulla seconda grande opera critica di Kant, la critica della ragion pratica, l'opera che tratta del mondo dell'etica, della morale, eh, però come vedremo si collega anche eh, sia all'ontologia che alla gnoseologia, come abbiamo imparato dalla storia del pensiero filosofico, in particolare da un filosofo come Spinoza, il piano pratico, il piano morale, non è eh, mai disgiunto dal piano gnosiologico e da quello ontologico. Eh, avevamo anticipato già il fatto che eh, se nella prima opera mh, teoretica di Kant ci trovavamo di fronte alla negazione di validità scientifica delle idee della ragione, nella pratica torniamo proprio a quel punto e quindi fra poco vedremo come eh, Dio e l'anima, che sono delle idee non dimostrabili scientificamente, quindi dal punto di vista conoscitivo, saranno invece proprio dei presupposti fondamentali proprio della morale. Ma andiamo a rivedere rapidamente come la morale kantiana. Parta appunto dalla volontà come facoltà di agire secondo un comando. E il comando è diviso in massime e imperativi. Le massime sono individuali, gli imperativi sono universali, sono quelli che interessano alla morale. Tra i due tipi di imperativi, ipotetico e categorico, Kant eh, chiaramente mh, concepisce l'imperativo categorico come quello tipico della legge morale. Quindi possiamo dire che la legge morale, quella che dice Kant è dentro ognuno di noi, allo stesso modo in cui dentro la nostra ragione ci sono le categorie e i principi dell'intelletto puro, è una legge morale che si eh, esprime mediante l'imperativo categorico mediante un comando universale e categorico. Avevamo già detto anche la volta scorsa che mh, la volontà nel momento in cui segue il dovere in maniera giusta viene definita virtù, tra poco vedremo ancora meglio la definizione di virtù e quindi l'obbedienza alla legge morale indipendentemente da qualsiasi fine. Quindi l'azione morale è valida se è incondizionata. E quindi abbiamo definito l'etica kantiana, essendo incondizionata, come un'etica del dovere o etica deontologica, dal greco deon dovere. Cioè il cosiddetto dovere per il dovere. Bisogna compiere un'azione soltanto perché è giusta in sé. E non perché questa azione porti a qualcosa di ulteriore, qualcosa di esterno rispetto all'azione stessa. Cioè l'azione secondo Kant è valida, è morale, per utilizzare i suoi termini, soltanto se è valida in se stessa, cioè se non ha nessun fine ulteriore rispetto all'azione, deve essere valida in sé. Quindi abbiamo detto etica del dovere e tra poco vedremo anche etica dell'intenzione. Ma vediamo prima subito quali sono eh, diciamo, le formulazioni attraverso le quali si, eh, si articola l'imperativo categorico. Abbiamo detto che alla base di tutto esiste l'universalizzazione. Il principio per cui un comportamento è morale soltanto quando è possibile pensarlo come regola universale. Questo è il principio di base della legge morale, cioè un'azione è morale soltanto nel momento in cui io, dentro di me, ritengo che quell'azione debba essere compiuta da tutti. Quindi non un'azione mia, un'azione universale, valida per tutti. E quindi dal momento che l'imperativo categorico, che è diciamo, l'espressione vera della legge morale, si esprime appunto attraverso un comando, questo comando è suddiviso, secondo Kant, in tre formulazioni. Noi troviamo le tre formulazioni dell'imperativo categorico sia nella critica della ragion pratica che nell'altra opera che avevamo già citato, la fondazione della metafisica dei costumi. Quindi, diciamo, queste sono le due opere principali nelle quali troviamo la morale di Kant. Vediamole nello specifico, le tre formulazioni, proprio per come sono state... <coughs> formulate da Kant stesso. La prima formulazione recita, agisci secondo quella massima che puoi volere divenga una legge universale. E questo primo eh, principio, diciamo, la prima formulazione dell'imperativo categorico eh, ritorna proprio a quello che è il principio fondamentale, cioè ognuno di noi deve agire, come vedete la legge eh, si rivolge all'uomo, con questa parola agisci come un comando. Ecco perché abbiamo detto che l'imperativo categorico è un comando. È un comando che parte da noi stessi e che arriva a noi stessi. Ricordate come, nella critica della ragion pura, la ragione era sia giudice che imputato? Ecco, in questa critica della ragion pratica, la ragione, cioè l'uomo stesso, è sia colui che comanda che colui che obbedisce. È importante questo e lo ritroveremo nella terza formulazione, cioè il comando viene da noi, dalla legge morale dentro di noi. E la legge che cosa ci dice? Ci dice agisci seguendo quella massima, cioè quel comando individuale che però puoi volere, cioè tu devi volere che divenga una legge universale. È un modo un po' diverso, se vogliamo, fra poco vedremo il rapporto tra... Morale e religione. E infatti, Kant dirà che la religione si basa sulla morale. Questo primo comando somiglia un po' a quello che è il precetto di Cristo: non fare agli altri quello che non vuoi, fosse fatto a te, che quello che non vorresti fosse fatto a te, e quindi fai quello che vorresti che facessero gli altri. Questo è il principio dell'universalizzazione. La seconda formulazione recita così. Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona che in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. La seconda formulazione potrebbe essere definita come la formulazione del rispetto dell'umanità, dell'essere umano. Sarebbe come a dire Kant sostiene che l'uomo non è un oggetto, non può essere mai considerato l'uomo. L'umanità in generale, sia ognuno di noi che tutti gli altri, non possono mai essere, non devono essere considerati come degli oggetti, cioè come dei mezzi per arrivare ad un fine egoistico, ma l'azione deve sempre considerare l'umanità, inteso proprio come il fatto dell'essere umano, come fine. Ora, leggere questa parola fine ultimo potrebbe far pensare che questa seconda formulazione vada a, diciamo, a scadere nell'imperativo ipotetico, perché noi potremmo dire allora esiste un fine nell'azione, vuol dire che l'azione non è morale se è condizionata da un fine, ma in realtà bisogna fare una piccola sottigliezza. Quando Kant parla di fine, riferendosi all'umanità, parla di regno dei fini, quindi al plurale, non un fine individuale. Cioè Kant definisce l'umanità il regno dei fini, cioè il fine ultimo, che non è un fine individuale. L'imperativo ipotetico non era valido perché c'era un fine individuale. Se io studio sarò promosso, quindi il fine è una cosa mia individuale. Qui si parla di un qualcosa di universale, quindi si ritorna al criterio dell'universalizzazione. Fine come regno dei fini. Quindi lo scopo, se c'è uno scopo, un obiettivo dell'azione morale, è quello del rispetto dell'umanità, come regno dei fini. Il fine ultimo dell'azione è il rispetto dell'umanità. Quindi l'umanità sia nella tua persona che in quella di ogni altro quindi anche te stesso uno non deve nemmeno trattare se stesso come se fosse un mezzo ma sempre avere diciamo eh, come obiettivo finale come fine ultimo il rispetto dell'umanità e infine la terza formulazione che in realtà abbiamo già eh, anticipato agisci in modo che la volontà possa considerare se stessa come legislatrice. Vedete come torniamo alla critica della ragione pura, nella quale avevamo detto che eh, l'intelletto, la ragione umana, nel momento in cui produce le categorie, nel momento in cui è autocoscienza io penso, fornisce le leggi alla natura. In questo caso, la volontà che è la facoltà preposta all'azione morale, al comportamento, è la vera legislatrice. Cioè, agisci in modo che la legge morale debba sempre venire dalla volontà e non da fuori. Abbiamo già detto l'altra volta come Kant rifiuti la morale eteronoma, cioè la legge non può venire dall'esterno. Agisci in modo tale che la tua azione sia sempre il risultato di una legge che viene da dentro, cioè deve essere ognuno di noi a formulare la legge da dentro. Come abbiamo detto prima, l'uomo è sia il legislatore che colui che obbedisce alla legge. Ognuno di noi deve obbedire alla legge che lui stesso ha formulato. Ecco perché la legge morale è dentro di me. La legge morale è dentro di me. Così come dentro di me ci sono i principi dell'intelletto puro. Ecco che anche qui si realizza, lo ripeteremo, la rivoluzione copernicana-kantiana. Così come le regole per la natura vengono dal soggetto, anche le regole per il comportamento morale vengono dal soggetto. Abbiamo notato come eh, Kant non dica cosa si debba fare, cioè come la sua morale non sia prescrittiva, ma come gli dica, agisci come, se, agisci in modo che. Quindi l'etica kantiana è un'etica dell'intenzione, cioè non è importante cosa si fa, ma è importante il come si faccia, cioè l'intenzione con la quale l'uomo agisce. Questo porta alla responsabilità del soggetto. E quindi il rigorismo etico, ovvero l'uomo deve annullare le emozioni e i sentimenti, cioè tutto ciò che lo lega all'esperienza, alla sensibilità. Abbiamo detto che al contrario rispetto alla prima critica teoretica, nella conoscenza l'uomo deve fare riferimento all'esperienza, nella morale l'uomo al contrario deve annullare l'esperienza, emozioni e sentimenti. Ora avevamo già detto l'altra volta come c'è un'ambivalenza dell'uomo: l'uomo è da un lato istinto, cioè segue le leggi di natura. Quindi, l'uomo, come essere naturale, risponde alle stesse leggi della natura che avevamo già citato la volta scorsa, le leggi dell'intelletto puro. Ma è anche ragione. E la ragione, ricordiamolo, è quella facoltà che aspira alla totalità, è la. Facoltà che va oltre l'esperienza. L'istinto è legato al mondo fenomenico dell'esperienza, mentre la ragione è la parte dell'uomo che è legata al mondo noumenico dei fini, vedete al plurale, e della libertà. Torneremo su questa parola, ma già abbiamo capito che è una parola chiave, perché la libertà diventerà poi il presupposto della legge morale. Ecco la rivoluzione copernicana. Non più un dovere morale basato su principi esterni, cioè la legge eteronoma, come l'educazione che noi riceviamo, i precetti della religione, l'ideale di perfezione, il raggiungimento della felicità, sono tutti obiettivi esterni che condizionano la morale, non deve essere condizionata dall'esterno la morale, o anche Dio, Dio come religione per cui... Io mi comporto bene per la religione? No. Kant sottolinea fortemente che la morale deve basarsi sul soggetto, rivoluzione copernicana. Non si basa su principi esterni, non è eteronoma ma è autonoma e la volontà è la fonte autonoma della legge morale. Questo l'abbiamo ribadito. L'unico fondamento della morale è la ragione umana. Oh, questo dobbiamo tenerlo presente per capire poi il discorso finale di Kant sui postulati. Ora Kant andrà a dimostrare che la stessa religione, cioè questo desiderio di Dio, è fondata sulla morale. Cioè la morale è la base di tutto, la legge morale è alla base di tutto, così come nel mondo del fenomeno. Le categorie e quindi i principi dell'intelletto puro sono alla base di tutto. Kant però fa riferimento al sommo bene, probabilmente l'avevamo già citato la volta scorsa. Avevamo prima definito la, la virtù, no? La virtù come volontà buona. Però, dice Kant, la virtù che è l'obbedienza alla legge morale nella vita terrena non comporta una felicità totale, perché? Perché se noi siamo virtuosi e ci comportiamo in modo virtuoso, in qualche modo rinunciamo al nostro benessere individuale e quindi rinunciamo alla felicità. Invece il sommo bene che cos'è? È, È l'unione di virtù e felicità. Questa unione di virtù, cioè comportamento corretto e felicità cioè dei premi che sono commisurati alla nostra virtù, è qualcosa di irraggiungibile nella vita terrena. Per quello che stavamo dicendo prima, secondo Kant, la vita terrena comporta una impossibilità di raggiungere il sommo bene. Cioè, inevitabilmente, se noi tendiamo alla nostra felicità, non ci comportiamo in maniera virtuosa. Se invece siamo virtuosi non abbiamo la felicità che meritiamo. E questo fa parte della vita terrena. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che secondo Kant il sommo bene è qualcosa che l'uomo può sperare di raggiungere soltanto dopo la morte, in una vita ultraterrena. Quindi l'uomo è portato dal momento che dentro di sé ha questa legge morale che lo spinge verso la virtù. È portato a sperare, a credere che esista una vita ultraterrena in cui quindi l'anima sia immortale e un Dio buono che possa premiare la virtù, diciamo il comportamento virtuoso, come un premio che potremmo raggiungere nell'aldilà. Quindi, soltanto nell'aldilà è possibile raggiungere il sommo bene. Ma questo badate bene, diciamolo subito, non è un, pre un presupposto teoretico, è una ragionevole speranza. È a questo punto che Kant, dal momento in cui il sommo bene, cioè la virtù e la felicità, non sono raggiungibili nella vita terrena, e Kant che cosa fa? Enuncia i tre famosi postulati della ragion pratica. Che cosa sono i postulati? Lo dice la stessa parola, diciamo che è un termine eh, geometrico, matematico. I postulati sono delle proposizioni che pur non essendo dimostrabili, devono essere ammesse come valide, come condizione della stessa esistenza e pensabilità della morale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i postulati che adesso andremo a enunciare eh, non possono essere dimostrati scientificamente, anzi, Kant poi lo sottolineerà fortemente. Questo leggeremo anche un passo della critica della ragion pratica, cioè i postulati non sono delle proposizioni dimostrabili, è proprio il fatto che non lo siano, che li che poi rende l'azione la, morale valida. E la moralità valida, altrimenti crollerebbe tutta la moralità se fossero dimostrabili. Ma devono essere speranze, ragionevoli speranze. Andiamo a vederli quali sono i tre postulati della ragion pratica, cioè le proposizioni indimostrabili, ma che fungono da condizione della stessa moralità. Cioè sono alla base della pensabilità della legge morale. Sono tre. Il primo è l'esistenza di Dio, un Dio buono che possa garantire nell'aldilà il sommo bene. Ma per poter esserci un sommo bene nell'aldilà occorre una seconda speranza, cioè l'immortalità dell'anima. Il terzo postulato, che è in qualche modo il più importante e che si distingue dai primi due, è la libertà dell'uomo come condizione fondamentale dell'etica. Allora, intanto abbiamo già scoperto come i primi due postulati corrispondano a due delle tre idee della ragione nella dialettica trascendentale, cioè Dio e l'anima. L'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima costituivano due delle tre idee della ragione che Kant, nella critica della ragione pura, Aveva dimostrato che non si potevano dimostrare, che non avevano validità conoscitiva. Ora, qui Kant continua a ripeterlo. L'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima non possono essere dimostrati, e anzi, guai se fosse così. Ma sono le condizioni della pensabilità della legge morale. Partiamo dalla libertà, che è l'ultimo e che è diverso dai primi due. Perché è diverso? Perché mentre. Per l'esistenza di Dio e per l'anima non è possibile dire cosa siano e che ci siano, non possiamo dimostrarlo. La libertà invece si può dimostrare che ci sia. Ma la libertà viene dimostrata proprio a partire dalla legge morale. Leggiamo prima la frase di Kant, proprio l'abbiamo messa per capire. Qual è il ragionamento di Kant nel rapporto tra libertà e legge morale? La libertà è la razio essendi della legge morale, ma la legge morale è la razio cognoscendi della libertà. Questo vuol dire che dal punto di vista gnosiologico conoscitivo, la legge morale è la prima ad essere conosciuta. Cioè l'uomo viene a conoscenza Prima della legge morale. Ecco perché diciamo che la legge morale è in qualche modo al, a fondamento dell'etica, così come le leggi dell'intelletto sono a fondamento della, della conoscenza. La legge morale è la prima ad essere conosciuta, così come i principi teoretici puri, cioè indipendentemente dall'esperienza. L'uomo non ha bisogno di fare esperienza per conoscere. La legge morale è a priori, dice, diremmo, come le categorie. La legge morale è sì la prima ad essere conosciuta, ma diciamo, e quindi la legge morale è la razio cognoscendi della libertà. Dal punto di vista di un ordine gnosiologico, la legge morale costituisce il presupposto della libertà. E questo da cosa lo ricaviamo? Dalla famosa frase di Kant che dice devi. Dunque puoi, ovvero qual è il ragionamento. Se l'uomo deve, cioè se l'uomo ha dentro di sé una legge, questo vuol dire, se lui ci ragiona, che se ha una legge vuol dire che lui la può seguire, se la può seguire vuol dire che è libero. Quindi la legge morale è a livello gnosiologico presupposto dell'azione della, eh, dell morale e quindi della sua libertà, della sua possibilità. Devi, se devi, allora vuol dire che puoi. Quindi puoi vuol dire sei libero, perché se non fosse libero l'uomo non avrebbe nemmeno una legge morale. L'avevamo detto l'altra volta, se l'uomo fosse solo ragione e non istinto non sarebbe combattuto tra obbedire o meno alla legge morale. Sarebbe un essere determinato così come la natura un albero non può decidere di crescere, un animale non può decidere di eh, compiere delle azioni per la sopravvivenza. Il mondo della natura è determinato. Mentre invece il mondo umano ecco perché qui c'è diciamo la superiorità poi della critica della ragion pratica, perché racconta dell'uomo e della sua libertà. Quindi la legge morale è la prima cosa che io conosco, ma il devi dunque puoi. Quindi dal punto di vista gnosiologico la legge morale è il presupposto della libertà, ma ecco il rovesciamento che ci, che ci fa capire i postulati della ragion pratica, ma dal punto di vista ontologico è la libertà ad essere condizione della moralità. Quindi ontologicamente e quindi dal punto di vista di una pensabilità della morale, è la libertà il postulato della ragione pratica, è la condizione fondamentale dell'etica. E come vedremo, questa libertà è legata anche agli altri due postulati. Perché? Perché Kant lo dice fortemente, ora leggeremo un suo passo. I primi due postulati, cioè l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, non sono delle cose che possiamo dimostrare. L'uomo non può esserne certo. E questo è il bello della morale, perché se fossero verità dimostrate, cioè se l'uomo potesse dimostrare scientificamente che esiste Dio e che l'anima è immortale, la morale scivolerebbe immediatamente verso l'eteronomia, cioè il comportamento sarebbe condizionato inevitabilmente dalla presenza di questa esistenza di Dio e immortalità dell'anima come delle certezze. E quindi l'uomo non sarebbe più libero. Ecco perché le prime due, i primi due postulati sono legati alla libertà. Se Dio e l'immortalità dell'anima fossero una certezza scientifica, l'uomo non sarebbe più libero. Leggiamo a questo proposito un passo della critica della ragion pratica di Kant, che ci fa capire come ammettere la validità conoscitiva dei primi due postulati avrebbe totalmente distrutto il mondo morale, dice Kant, avrebbe minato il suo stesso modo di intendere la morale come libertà e autonomia. Cito le parole di Kant: Dio e l'eternità. Nella loro maestà tremenda ci starebbero continuamente dinanzi agli occhi. La trasgressione della legge sarebbe senz'altro impedita, ciò che è comandato sarebbe compiuto. La condotta dell'uomo, finché la sua natura restasse qual è ora, si trasformerebbe in un semplice meccanismo, in cui, come in un teatro di marionette, tutto gesticolerebbe bene, ma nelle cui figure non ci sarebbe più vita. Vedete che cosa vuole dire Kant? Qui si chiude la citazione. Vuole dire che se Dio e l'eternità, cioè l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, fossero un qualcosa di valido dal punto di vista conoscitivo, quindi dimostrabile scientificamente, il comportamento dell'uomo si, diciamo, eh, si appaierebbe, sarebbe lo stesso di quello della natura, no, cioè non avremmo più una, eh, un mondo morale, non avremmo più la critica della ragione pratica. K Kant avrebbe scritto solo la critica della ragione pura, cioè quella in cui l'uomo e anche le sue azioni obbedirebbero alle leggi dell'intelletto puro, alle leggi alle quali obbediscono i pianeti che si muovono, la natura che cresce, le leggi di, di Newton, le leggi di Newton che avevano valore per la natura avrebbero valore anche per il comportamento umano, invece no, è proprio perché l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima non possono essere conosciuti e dimostrati che l'uomo è libero e quindi è condizione la libertà della sua moralità. Quindi Kant dice che non è la religione a fondare la morale, ma è la morale a fondare la religione, perché è a partire dalla legge morale, dal dovere per il dovere, e quindi dalla tensione umana verso la virtù, che noi abbiamo una eh, possibilità di sperare nell'esistenza di Dio. E quindi la religione si fonda sulla morale. La legge è. Del dovere per il dovere implica, se io devo perché devo, implica che ci sia un Dio che garantisca il sommo bene. Se io devo comportarmi bene, allora dentro, io seguo il dovere perché seguo il dovere, non per una ricompensa divina. Ma sono portato a supporre ragionevolmente, come speranza, ragionevoli speranze. E che esista un Dio che possa garantirmi il, so, il sommo bene. Quella di Kant è dunque una sorta di federazionale vicina un po' al deismo del, dell'Illuminismo. Abbiamo quindi stabilito che sul piano pratico, quello della morale, la ragione ammette delle proposizioni che sono inammissibili dal punto di vista teoretico. Quindi l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, che non si possono dimostrare scientificamente, altrimenti, altrimenti crollerebbe tutto l'impianto della morale, sono però dei postulati, cioè delle proposizioni che io devo credere proprio come fondamento della legge morale, ma soltanto come ragionevole speranza. In ogni caso l'uomo deve... Eh, qualche modo seguire il dovere per il dovere e non per avere un premio. Può soltanto sperare in un premio oltre la vita. Questo ragionamento ci porta alla conclusione cioè l'uomo in questo modo vuol dire che appartiene, abbiamo detto l'uomo è sia istinto che ragione, l'uomo appartiene sia al mondo fenomenico della scienza che a quello noumenico dell'etica. Il mondo dell'etica è il mondo del noumeno cioè la pensabilità, l'avevamo detto nella prima opera, ma senza dimostrabilità. Quindi l'uomo in realtà si trova in una condizione quasi platonica di dualismo, dualismo fra le inclinazioni naturali che sono tipiche del mondo fenomenico, la natura, l'istinto, il mondo naturale, quindi l'uomo è comunque soggetto al mondo naturale, ma anche è uomo e anche libertà e dovere dovere e libertà, che sono il mondo noumenico della morale. Kant arriva addirittura a parlare, non ne abbiamo parlato, ma potrebbe essere un approfondimento, di aporia della libertà. Cioè Kant può addirittura arrivare a dire che la stessa azione può essere considerata come determinismo dal punto di vista della... come mondo sensibile. Cioè una stessa azione può essere determinata come accadimento del mondo sensibile, ma nello stesso tempo libera in quanto atto morale. Quindi l'uomo, dal punto di vista del mondo fisico, è deterministico, quindi la sua azione può essere considerata, diciamo, risultato di un effetto, di una causa, e quindi in qualche modo deterministica. Però dal punto di vista morale è anche libertà. Quindi in Kant dice che nell'uomo coesistono il determinismo del mondo fenomenico e la libertà del mondo noumenico. Questo vuol dire che l'uomo è in qualche modo dualistico, è libertà e determinismo e questo dualismo porta Kant poi a dimostrare a scrivere poi la terza delle grandi opere di cui parleremo la prossima volta, la Critica del giudizio. Rivediamo molto rapidamente, quindi in questo schema finale di mappa concettuale, il problema della morale nella critica della ragion pratica. Ricapitolando in modo da fissare i concetti, nella critica della ragion pratica si afferma che la legge morale è un fatto della ragione, l'avevamo detto, incondizionata e universale, che ha la forma del comando, perché deve contrastare la sensibilità. Vedete, quindi l'uomo è ragione e istinto. La ragion pratica coincide con la volontà, che è la facoltà che permette di agire sulla base di questi principi massimi e imperativi, ma gli imperativi sono ipotetici e categorici, sono quelli universali, oggettivi, attenzione a questi termini, soggettivo e oggettivo, perché abbiamo detto che comunque la legge morale è soggettiva, proviene dall'oggetto dal soggetto quindi sono oggettivi solo perché sono universali gli imperativi l'azione è morale quando è compiuta in vista e per il rispetto del dovere quindi attenzione eh, non va compiuta un'azione perché poi noi siamo premiati nell'aldilà altrimenti scivolerebbe nell'eteronomia l'azione morale ma è soltanto una ragionevole speranza un postulato indimostrabile questo questa, questo comando, l'azione morale si, mh, si esprime mediante le tre formulazioni dell'imperativo categorico. Agire secondo quella massima che sia legge universale, agisci in modo da trattare l'umanità sempre come fine, agisci in modo che la volontà possa essere legislatrice. La moralità richiede la conformità al dovere, ma anche la convinzione interiore, cioè è un'etica dell'intenzione. E l'uomo si eleva al di sopra del sensibile delle leggi della natura proprio per la libertà, e su di essa, sulla moralità, si fonda la religione. Infatti, le dottrine religiose non sono altro che postulati della ragion pratica. Perché postulati? Perché in qualche modo. Dal punto di vista gnoseologico, l'esistenza di Dio e quindi la religione e l'immortalità dell'anima sembrano essere, diciamo, gnoseologicamente come alla base della legge morale, ma, ripetiamolo, ontologicamente in realtà è la legge morale ad essere alla base della religione e quindi della libertà, dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. Quindi il termine postulati eh, in qualche modo ci, mh, ci eh, riporta a un discorso gnosiologico. Gnosiologicamente, come vedete, i postulati della ragion pratica sembrano alla base no, del postulatum, ciò che è richiesto, cioè alla base della moralità, ma in realtà la, morale, la, la legge morale è ontologicamente alla base di tutto. Con queste, con queste considerazioni, come vedete, si conclude la seconda opera di Kant, chiudiamo la critica della ragion pratica per passare la prossima volta all'ultima grande critica, la critica del giudizio.